Amici e amiche del titolo TV, eccoci di nuovo per un'ennesima puntata in questa terza stagione. Puntata, come vedete, il nostro buon Fabio dà il senso della puntata, la nostra puntata musicale. Ciao Fabio e benvenuto di nuovo in questa nuova e terza stagione musicale televisiva del titolo TV. Ben ritrovati a tutti, sono contento proprio di ricominciare a fare le chiacchiere con voi, parlare di musica, naturalmente essendo in diretta Facebook, essendo poi in replica o perlomeno quando volete voi ci rivedete sui social, su YouTube. Naturalmente per me è bello fare il punto della situazione sulla musica, naturalmente anche voi potete commentare, interagire e questo non è una novità, però ecco, è bello ritrovarsi dopo l'estate, quindi sembra passato tanto, a dire la verità, sì. Però adesso siamo alle porte di una grande stagione con un sacco di uscite, e quindi adesso un po' alla volta abbiamo una grande artista italiana oggi, e quindi non vi anticipo ancora, quindi salutiamo tutti voi, gli amici del titolo.it, Titolo TV e Radio Budrio. Diciamo che stiamo alla terza stagione, però ormai un po' di esperienza di gavetta l'abbiamo fatta pure noi, no? Insomma, alla fine dei conti qualche problema tecnico l'abbiamo sempre avuto, l'abbiamo risolto, strada facendo. Anche questo cambio scenografico, che gran parte delle scenografie sono rimaste le stesse perché ci sono piaciute, e comunque vediamo anche dai feedback che ci arrivano, sono tutti quanto positivi, però sta cosa qua. Abbiamo il sito, quindi abbiamo qualche manovrina in più tecnologica, cose che appaiono, scompaiono, e quanto, non so, alla fine, terza stagione. Abbiamo tanta voglia di ricominciare e quindi andiamo verso, no? Andiamo, direi, dalla classifica, partiamo da lì, perché dopo ho cose da ricordarvi, e quindi un evento al quale parteciperemo tra pochi giorni per chi ci segue in diretta, e poi avremo una grande artista che tra l'altro festeggia un ventennale di carriera, ecco, giusto per magari qualcuno può indovinare chi è. Sì, adesso andiamo alle classifiche. Io ti, a prima chitto già vedo che non c'è Despacito. Vabbè, è passato un po' di tempo. Non lo so, era un bel po' che stava lì, mi sarei stupito rivederlo di nuovo. Me l'aspettavo, e allora ti dico che è 23esimo, giusto perché mi aspettavo che me lo dicessi, e l'estate è un ricordo, e comunque Despacito ha tenuto botta nelle nostre orecchie, perché ovunque ce la siamo sentita volenti o nolenti, e soprattutto in tutte le salse, in tutte le salse e in tutte le possibili chiavi di lettura inimmaginabili, è stato veramente un gran successo. E a proposito di latinoamericano, nei singoli vediamo un pezzo che a scoppio ritardato è stato un po' un diesel questa canzone, perché è uscita già da qualche mese, però adesso ha raggiunto il primo posto. Sono due personaggi grossi nel mondo latinoamericano, J Balvin e Willie William, Mi Gente, questa è la pronuncia corretta della canzone che si trova prima nei singoli. Poi, come vedi, J-Ax e Pezzes veramente inossidabili al secondo posto con Senza Pagare, e direi che loro invece stanno incassando parecchio. Riccione dei giornalisti, che è stata la canzone del Ferragosto, direi. Vero, il numero uno della settimana di Ferragosto. Noi dei giornalisti abbiamo parlato una vita fa, quando ancora erano un progetto indipendente, adesso lui sta scrivendo pezzi per tutti, e quindi quest'estate ha tenuto banco con L'Esercito del Selfie, perché era tra gli autori, il pezzo di Nina Zilli, veramente tanti, quindi forse io penso che lo troveremo anche nella prossima stagione in dischi di altri, perché Tommaso Paradiso adesso è ricercatissimo. Vedete che c'è Baby K quarta, un altro dei successi dell'estate, il duo svedese Axo e L'Ingrosso, un po' di musica dance, e andando negli album voglio accogliere con tanta gioia al numero uno il ritorno di Caparezza, e di lui potete leggere il mio articolo sul titolo.it, visto che ancora non era in onda la trasmissione, lì potete capire un po' di che pasta è fatto questo disco, e lui
come al solito ci riempie di parole ed è sempre difficile riuscire a cogliere tutte le sue sfumature al primo ascolto, perché sono talmente tante le cose che dice. E poi questo è un disco dove lui si autoanalizza, dove si, come posso dire, cerca la salvezza nella filosofia, nella religione, nella psicologia, veramente, ma non riesce ad arrivare al punto, però noi godiamo di tutte queste citazioni e di queste mirabolanti rime, quindi come al solito impareggiabile Caparezza con Prisoner 709. E quindi ovviamente un sacco di novità perché non ci sentivamo da un po' e quindi i Foo Fighters secondi, uno dei gruppi rock che sono, diciamo, sono ancora lì dopo gli anni 90, visto che è un genere si dice che abbia poco da dire il rock in generale a livello di sperimentazione e novità. Loro riescono ancora a farlo come riescono ad essere amatissimi anche dai giovanissimi. Il rap con Comi e Fred De Palma, il rap come al solito non è più una notizia il fatto che domini le classifiche. L'estate scorsa, per quanto riguarda gli album, è stata dominata da Gué Pequeno e da Gali. Anche lì siamo arrivati abbastanza in tempo, visto che Gali l'ho trattato quando era appena uscito ed è stata una conferma, e poi manca Madonna con questo live con DVD, e questo diciamo che è un classico, perché Madonna, comunque gli anni Certo. passano, ha un repertorio sconfinato e tante idee nei suoi, in tutte le sue esibizioni, e ovviamente balletti e sempre invenzioni, e quindi su Madonna c'è poco da dire perché appunto è veramente un classico. Senti, E sai qui chi mi aspetto quest'anno? Che è un bel po' di anni che non lo vedo. Ed è giusta la motivazione per cui lui non sta perdendo niente, Michael Bublé. Perché lui aveva sì. dichiarato che aveva problemi con la sua bambina, aveva avuto dei problemi, noi ce l'auguriamo tutti che i problemi siano superati e che si sia rimesso di nuovo all'opera per vedercelo poi in un cofanetto prezioso a Capodanno. La butto lì. Speriamo di non ritrovarlo a Natale, ecco, magari a primavera, in febbraio, giusto perché Ma insomma tu già. lo sai che esce a Capodanno, quindi di conseguenza io l'ho buttata lì perché diciamo che sto cadendo sul soffice, no? Sapendo C'è che voi che tanta roba che sta uscendo, ti dico Gianni Nannini, Biagio Antonacci che a giorni lo aspettiamo con un nuovo singolo, quindi in realtà sono tantissimi i nomi che si stanno affacciando. Però io ho voluto per la prima puntata fare una sorta di cuscinetto, perché l'artista che stiamo trattando, e cioè Elisa, possiamo dirlo, sì. ha appena Aspetta, sentite dalla festeggiato. regia, è già partito il video. Perfetto. Ha appena festeggiato i suoi primi 20 anni di carriera ed è in una fase dove sta raccogliendo il trionfo dei suoi quattro concerti all'Arena di Verona, quattro concerti che ogni serata aveva un sapore diverso, quindi la serata pop rock, la serata orchestrale, ogni tema e ogni canzone aveva un arrangiamento diverso, quindi è stato uno sbattimento per lei, direi una roba incosciente, perché comunque sia fare quattro serate consecutive con quattro allestimenti e quattro gruppi diversi, È una sicuramente gara dura. solo se sei bella metodica come lei, perché tra le caratteristiche di Elisa c'è la concretezza, e quindi lei è riuscita a portare al termine una scommessa che era appunto quella di festeggiare i suoi 20 anni di carriera in questa maniera, con quattro sold out, e anche quello, devo dire, degno di nota, all'Arena di Verona, in questa cornice meravigliosa. E come vi dicevo, un po' un cuscinetto, perché di solito noi parliamo del singolo nuovo che va ad anticipare un album, magari di un artista che non si fa sentire da un po', si affaccia al mercato con qualcosa di nuovo. Qua invece siamo tra il vecchio e il nuovo, perché è uscita la raccolta di Elisa, Soundtrack 97-2017, appunto, che raccoglie tutto il suo repertorio, che riguarda la Sugar, o Sugar come dice Caterina Caselli, perché lei è stata scoperta quando era una ragazzina da Caterina Caselli, e lì ci sarebbe un po' da raccontare tutto, perché
Isa ancora adesso lo è, se vedete le sue interviste. Elisa è una ragazza timidissima tuttora, ha superato, diciamo, questo impasse, però con lei si è sempre a che fare con una persona che sembra lì quasi per caso. E quando lei comincia a cantare, comincia ad esibirsi, viene fuori un'energia incredibile, una consapevolezza e vedi che nulla è lasciato al caso. Però quando lei va a fare le interviste, ha sempre quest'aria così, cosa ci faccio qua? Un po' sprovveduta, no? E nell'articolo sollevo qualche dubbio, nel senso, in 20 anni di carriera qualsiasi artista riesce a essere smaliziato, a smussare gli angoli. Quindi io credo alla sua ingenuità e credo al fatto che ha un rapporto con i suoi fan che è molto stretto, si fidano di lei e lei è così effettivamente, molto spontanea. Però il mestiere sicuramente l'ha imparato, quindi una parte anche, come posso dire, non dico che resti, non lo penso, però io sono convinto che Elisa sappia tanto il fatto suo, perché tu pensa, come ho detto prima, allestire, mettere bocca ed essere indipendenti, organizzare un evento, quattro eventi di questa portata e avere l'ultima parola su tutto, devi essere veramente una persona determinata e devi essere una persona che sa le cose. Vero. Beh, lei comunque sì, ma ha dimostrato anche di saper tenere benissimo il palco, poi anche in questi 20 anni, tutte le volte che l'abbiamo ascoltata con i nuovi album, sono state veramente delle pietre miliari, no? Sì, e poi lei ha stretto sempre collaborazioni dal vivo con soprattutto le sue colleghe, Sì. l'abbiamo vista tra le amiche. Pausini, io mi ricordo un evento benefico con Pausini. E veramente c'erano tutte, perché c'era Giorgia, C'era Giorgia, c'era faccio Fiorella venire a me. Mannoia, che tra l'altro tra le protagoniste anche del concerto insieme a Loredana Bertè, quindi per questo lei è sempre stata, come detto, molto quadrata, ha sempre creduto molto nelle sue possibilità e questo sicuramente è un dato oggettivo. Una cosa che lei ha sempre fatto con difficoltà il fatto di mostrarsi, dove io prima parlavo di Madonna o delle classiche pop star, loro usano non solo la musica, ma il corpo, tanti accorgimenti, piccole provocazioni per parlare di loro stesse, per fare parlare, ma è tutto un progetto che fa parte di questo grande baraccone che è il pop. Ecco, questo gioco Elisa lo ha imparato solo negli ultimi anni. Racconta nelle interviste che dopo il successo del primo album, cercava quasi di nascondersi, il suo aspetto pensava che non fosse così importante. In realtà, l'aspetto fa parte sempre di tutto l'insieme, di come tu presenti il tuo progetto, no? Poi ci sono varie gradazioni, ci sono delle pop star che puntano molto sulla bellezza, sull'aspetto fisico. E delle artiste che sono invece hanno un approccio diverso, però anche lì ci sono gli aspetti. Quindi ecco Elisa, sto facendo un piccolo riassunto perché ecco è bello parlare anche di questi aspetti oltre proprio degli album venduti o delle canzoni contenute. Allora, posso dirti una cosa, ascoltando questa canzone, che se uno prova a chiudere gli occhi, sente un artista internazionale, non sente Lisa. Perché in questa Esatto. canzone qua puoi pensare, ma chi è? Può essere Adele, può essere. Cioè qui c'è un'impronta internazionale cantata in inglese che secondo me Lisa dovrebbe cantare più spesso in inglese. Diciamo che è un po' una sua fissazione, una sua convinzione da sempre. Lei si è sempre sentita senza confini e un po' ci voglio mettere dentro anche le sue origini, perché. E tu un po' conosci anche queste zone, lei è friulana di Monfalcone, in quelle zone lì si sente intanto un po' di vento dell'est e sono zone dove ci sono due cose, sia l'attaccamento alle radici e alla famiglia, quindi da un lato sembrano arroccati sul proprio, ma sono anche molto aperti a quello che sta fuori.
E allora, ecco, lei non si è mai sentita un'artista italiana in realtà, lei si è sempre sentita un'artista senza confini. Ecco, forse uno dei suoi crucci, quello che non è ancora riuscito a fare, ci è riuscita in un episodio, c'è un pezzo che si chiama Dancing che è andato negli Stati Uniti perché mi sembra che sia finito in un talent, in una trasmissione televisiva. E uno dei suoi crucci è quello di non essere ancora riuscita a sfondare fuori dall'Italia, nonostante lei canti principalmente in inglese, abbia avuto anche collaborazioni e produzioni molto internazionali, però ecco, per un fatto misterioso, ma ripeto, è anche difficile, perché noi italiani siamo un piccolo mondo, è difficile per Zucchero, che Sì, lui infatti. ha veramente decine di collaborazioni con artisti internazionali, ma la sua Beh, lui ci ha musica non fatto un viene. festival a Cuba, no? Sì. Quindi, cioè, suona con i più grandi. Quindi. No, io sai cosa? Sento Elisa e effettivamente senti un potenziale a pari livello di Alexia, quando cantava in inglese. Perché le canzoni di Esatto. Alexia hanno fatto il furore, beh, ci ricordiamo delle estati, cantate, ballate, insomma, a calore di luna, sulle spiagge o in qualsiasi altro posto dove si ballava con delle canzoni di Alexia, no? Secondo me ha un gran potenziale a livello Esatto, ma internazionale, è Alessia era poco. entrata in un ambito, diciamo, Eurodance, che però era un ambito che si è un po' si è svanito come neve al sole, perché erano tipi di progetti che da un anno all'altro potevano passare di moda. Elisa avrebbe molto più spessore, però come dicevo, è difficile. Bisogna avere, tra l'altro, lei con dietro Caterina Caselli, che in qualche modo ha spinto Andrea Bocelli, che è diventato una star internazionale, ma c'è questa roba che in Italia, cioè all'estero, pensano che noi italiani siamo quelli della melodia e Sì, quelli del del bel mandolino. canto. Esatto, più o meno. E quindi lei che fa un genere internazionale, bisogna capire loro come percepiscono Elisa, perché l'inglese lo sa pronunciare bene e secondo me non ci piove. Le produzioni ci sono, forse magari dal loro punto di vista non è abbastanza, o non è riuscita ad arrivare con l'aggancio giusto. Ripeto, è difficile perché effettivamente sì, mi stai facendo pensare, è una delle poche che potrebbe sconfinare Indubbiamente. tranquillamente. Sì, Che siamo. ma tu la vedresti con la canzone appena sentita in lingua inglese, io la vedrei tranquillamente sul Festival dell'Europa, Europe Festival, tranquillamente al pari livello di tutti gli altri che hanno cantato. E poi altra cosa, lei non ha mai inseguito la moda momentanea che se adesso va il pezzo reggaeton, facciamo il pezzo reggaeton. Ti Sì. faccio un esempio. Si è sempre tenuta molto coerente con il suo stile molto intima, diciamo ecco, basso profilo, quello sicuramente, ecco, potrebbe essere forse quello, non lo so, ti dico. Però ecco, una cosa è certa, che forse anche per questo obiettivo Elisa ha lasciato la squadra della Sugar di Caterina Caselli dopo 20 anni di carriera, con tanto rispetto, perché comunque lei deve tantissimo a Caterina Caselli, per cominciare un percorso insieme alla Universal, che è a tutti gli effetti una multinazionale, perché anche se è la Universal italiana, però il salto quello Sì. è. Beh, Quindi forse potrebbe essere anche quello. si E aprono poi. nuovi mercati, no? Poi lei ha fatto una stagione nel Talent Amici di Maria De Filippi, ha scoperto i Colors, li ha lanciati, ha portato un approccio suo abbastanza diverso da quello che siamo abituati a vedere nei talent, quindi sicuramente ecco quello su di lei possiamo dirlo. Quindi ecco, questa è la sua fase di passaggio. La canzone nuova si chiama Ogni istante. La particolarità è questa, che solitamente esce la raccolta con l'inedito, no, che lo lancia. E invece no, la raccolta è una cosa, questa canzone nuova è dedicata ai fan e noi la raccolta non la trovate, per il semplice fatto che la raccolta riguarda il vecchio materiale e questo è il suo nuovo inizio e da adesso in poi lei sta scrivendo un disco nuovo e appunto sarà un libro di cui Beh, adesso è scritta solo la prima pagina. tanti progetti in cantiere, no?
Esatto, quindi la nostra curiosità è quella, se riuscirà a spingersi magari con qualche collaborazione internazionale che le può portare bene, se riuscirà a mantenere alto il livello della scrittura, perché lei è anche curiosa, a lei piace anche in qualche modo eliminare tutto e cominciare da capo, quindi siamo curiosi di vedere perché appunto, perlomeno ecco, visto che c'è tanta roba molto uguale in Italia, e questo ogni tanto lo dico, e perlomeno Elisa la ascolti ed è lei. Ecco. Sì. Beh, sul discorso che tu hai detto oggi va il reggaeton e quindi tutti dovrebbero fare reggaeton, mi farebbe ridere un po' anche se tipo gruppi musicali come Coldplay oppure gli U2 seguissero le mode a vedere il reggaeton. No, c'è bisogno di una propria identità musicale ed Elisa riesce a mantenerla abbastanza rimarcata, no? Esatto, e Poi ci sta la quindi. sperimentazione, perché però in ogni singolo, cioè in ogni singolo sound e sfaccettatura musicale uno può comunque scoprire altri lidi, ma non puoi passare da una carreggiata direttamente ad un'altra. Esatto, quindi in bocca al lupo a lei, perché comunque adesso comincia realmente una fase nuova. A proposito di etichette, visto che abbiamo parlato di Caterina Caselli Sugar, anche se lei la vediamo grande, ma è un'etichetta indipendente in Italia. Allora, volevo ricordare che noi di Radio Budrio, per chi ci segue in diretta, sabato per tutta la giornata, pomeriggio e sera saremo al MEI di Faenza, meeting degli indipendenti, un sacco di concerti, incontri, premiazioni, eventi, un sacco di roba. Vi faccio qualche nome: Bruno Risas, che è l'artista dell'anno, ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa. I Modena City Ramblers, che mi fa sempre piacere rivedere, la banda Rulli Frulli, che è un progetto incredibile, che viene da una scuola di musica di Finale Emilia, e lì dentro ci sono anche ragazzi diversamente abili. È un progetto incredibile. Loro hanno avuto la sede distrutta dal terremoto, si sono rimboccati le maniche, si sono inventati queste tournée, perché loro non erano altro che una scuola di musica dove integravano ragazzi diversamente abili con gli altri presenti, e c'era anche il discorso, e c'è ancora, degli strumenti ricavati da materiale riciclato, e loro stanno avendo molta fortuna perché sono andati a fare qualche data del tour di Jovanotti, sono stati ospiti a Casa Mica sulla Rai un po' di tempo fa, quindi stanno andando forte, ci teniamo molto, noi li stiamo spingendo tantissimo perché io li ho visti dal vivo, sono fantastici, perché vedere 50 persone su un palco a percuotere robe e andare a tempo perché ovviamente lì sono in fanno un rumore micidiale, perché non hanno bisogno di amplificazione, però è qualcosa veramente di diverso e infatti poi alcuni artisti si sono convinti a collaborare con loro, quindi ci Ma sarà. cos'è più o meno lo stile stamp? Quello che si Sì. vedeva tempo fa con i Tante bidoni. percussioni, però anche melodie, perché poi c'è anche un gruppo vero e proprio. Quindi veramente quelli non li dovete perdere, la banda Rulli Frulli. E poi ci saremo noi sabato nei dintorni della piazza a raccogliere i demo. Se chiunque avesse progetto musicale, sappiate che noi raccogliamo perché sarà materiale per per la rubrica di decollo immediato del mio E collega se la Marco Cavà. prossima settimana Marco non lo vedete perché Marco, Fabio, non Marco, ma Fabio non lo vedete è perché è ancora sommerso dai vostri CD, Sì, no? assolutamente, assolutamente. Dobbiamo andarlo a pescare direttamente. Senti, Fabio, io ti ringrazio, ci facciamo in bocca al lupo per questa nuova puntata a noi, a tutti i colleghi dell'intera redazione del Titolo TV. E ci Crepi, viva il vediamo. lupo, quello che vuoi. Ma sì, tanto il lupo è l'animale che solo nelle fiabe l'hanno descritto cattivo. Io da ragazzino ho avuto la fortuna di vederlo e sinceramente non è che mi abbia fatto tanto terrore, appunto. Forse era anche un po' cupo,
cucciolo lui, eh? Quindi, no, ti dicevo, quindi noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento musicale. Ormai siamo in pista e balliamo anche per questa terza stagione. Esatto, alla prossima settimana vi ricordo anche l'appuntamento di noi di sabato dalle 15 alle 17, perché abbiamo già cominciato e già tra l'altro con il patron del MEI, giustamente, per lanciare anche l'evento. Grazie Su e Radio alla Budrio, settimana prossima. ricordiamo Radio Budrio perché abbiamo il logotipo, se non la Mara. Assolutamente, assolutamente, grazie, naturalmente l'appuntamento la settimana prossima. Ciao a tutti da Fabio Alberti. Ciao Fabio, ciao.